Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà, vieni divina volontà a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia, per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella divina volontà, Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi fra le tue braccia, per chiederti con sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e, stretto la tua mano materna, guiderai tutto l'essere mio affinché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e, come a mamma mia, ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dal Libro di Cielo, volume 14, 28 luglio 1922. Figlia mia, mi sentivo tutta immersa nel suo santissimo volere ed il mio dolce Gesù nel venire mi ha detto: Figlia mia, immedesima la tua intelligenza con la mia, affinché circoli in tutte le intelligenze delle creature e riceva il vincolo di ciascun pensiero di esse, per sostituirli con tanti altri pensieri fatti nel mio volere, ed io riceva la gloria come se tutti i pensieri fossero fatti nel modo divino. Allarga il tuo volere nel mio. Nessuna cosa deve sfuggire che non resti presa nella rete della tua e della mia volontà. Il mio volere in me ed il mio volere in te devono confondersi insieme e tenere gli stessi confini interminabili, ma ho bisogno che il tuo volere si presti a distendersi nel mio e non gli sfugga nessuna cosa da me creata, affinché in tutte le cose io senta l'eco della volontà divina nella volontà umana, affinché vi generi la mia somiglianza. Vedi, figlia mia, io subii doppie morti per ciascuna creatura, una d'amore e l'altra di pena, perché nel crearla la creai un complesso tutto d'amore, per cui non doveva uscire da essa altro che amore, tanto che il mio ed il suo dovevano stare in continue correnti. Ma l'uomo non solo non mi amò, ma ingrato mi offese. Ed io dovevo rifare il mio divin padre di questa mancanza di amore e dovetti accettare una morte d'amore per ciascuno ed un'altra di dolore per le offese.
Ma mentre ciò dicevo, vedevo il mio dolce Gesù, tutta una fiamma che lo consumava e gli dava morte per ciascuno. Anzi, vedevo che ogni pensiero, parola, moto, opera, passo, erano tante fiamme che consumavano Gesù e lo vivificavano. Onde Gesù ha soggiunto: non vorresti tu la mia somiglianza? Non vorresti tu accettare le morti d'amore come accettasti le morti di dolore? Ed io, ah mio Gesù, non so che mi sia successo. Sento ancora gran ripugnanza per aver accettato quelle di dolore. Come potrei accettare quelle di amore, che mi sembrano più dure? Io tremo al solo pensarlo. La mia povera natura si annienta di più, si disfa. Aiutami, dammi la forza perché mi sento che non posso tirare più avanti. E Gesù, tutta bontà e deciso, ha soggiunto: povera figlia mia, coraggio, non temere né volerti turbare per la ripugnanza che senti. Anzi, per assicurarti, ti dico che anche questa è una mia somiglianza. Devi sapere che anche la mia umanità, per quanto santa, desiderosa al sommo di patire, sentiva questa ripugnanza, ma non era la mia. Erano tutte le ripugnanze delle creature che sentivano nel fare il bene, nell'accettare le pene che meritavano, e dovevo subire queste pene che mi torturavano non poco per dare a loro l'inclinazione al bene e render loro più dolci le pene, tanto che nell'orto gridai al Padre: se è possibile, passi da me questo calice. Credi tu che fui io? No, ti inganni. Io amavo il patire fino alla follia, amavo la morte per dare vita ai miei figli. Era il grido di tutta quanta l'umana famiglia che echeggiava nella mia umanità. Ed io, gridando insieme con loro per dar loro forza, ripetetti per ben 3 volte: se è possibile, passi da me questo calice. Io parlavo a nome di tutti, come se fossero cosa mia, ma mi sentivo schiacciare, sicché la ripugnanza che senti non è tua, è l'eco della mia. Se fosse tua, mi sarei ritirato. Perciò, figlia mia, volendo generare da me un'altra mia immagine, voglio che accetti. Ed io stesso voglio segnare nella tua volontà allargata e consumata, nella mia, queste mie morti d'amore. E mentre ciò diceva, con la sua santa mano mi segnava ed è scomparso. Sia tutto a gloria di Dio. Bene, oggi Gesù ci porta dentro questo mistero, perché è fondamentalmente un mistero che certamente dovremmo cercare di contemplare e di meditare un po', che è quello della cosiddetta morte d'amore, o se preferiamo, morti d'amore, che si vanno ad aggiungere a quelle che già un pochino le conosciamo un po' meglio, le morti di dolore, o la morte di dolore. Ecco, lui si dice di aver accettato la morte di dolore, anzi le morti di dolore, perché, come sappiamo dalla lettura dei volumi precedenti, specialmente dai primi, tantissime volte ha vissuto fenomeni mistici molto dolorosi, conseguenti della sua offerta come vittima. Crocifissioni di vario genere, coronazioni di spine, insomma, Gesù che le versava l'amaro in bocca, quindi quelle tante cose straordinarie, certamente, che hanno messo a durissima prova, insomma, la sua capacità di resistenza al dolore. Dolore che è certamente un banco di prova di noi mortali, no? E chi non è stato fortemente provato nel dolore fisico, morale, spirituale, ecco, deve stare sempre attento quando parla del dolore, perché poi bisogna sempre passarci. Dobbiamo essere sempre molto cauti nel fare considerazioni, oppure magari nel giudicare temerariamente, ecco, chi
non reagisce molto bene al dolore, ecco perché poi bisogna sempre trovarcisi. Ecco, tutte queste cose noi certamente le sappiamo, no? Però quando il dolore arriva, quando il dolore incalza, rimanere fermi, uniti al Fiat, senza impazienze, senza smanie, senza desiderare il basta, perché noi ricordiamo, insomma, dalle ore della Passione c'è stato uno dei passaggi più sconcertanti, no? Almeno a mio avviso, insomma, uno dei passaggi più sconcertanti e del resto commoventi è quando Gesù, crocifisso, in preda, insomma, al colmo di una miriade di dolori di tutti i tipi conosciuti, insomma, qual è la prima cosa che dice? Chi farà la passione se lo ricorderanno. Più pene ancora. Lì vediamo proprio, insomma, l'eroe, insomma, una vetta molto alta. Non voglio dire raggiungibile, insomma, perché penso che altri grandi santi forse ce l'hanno fatto, forse si sono avvicinati molti, no? Ecco, possiamo dire, insomma, ecco, con doverosa umiltà che per noi, per la nostra povera vita, è certamente una vetta molto elevata. Per cui la speranza di raggiungerlo, perché se quella è la perfezione, dobbiamo sperarci. Speriamo poi che ci siano anche i riscontri pratici, no? Ecco, quindi. E Gesù spiega la distinzione tra queste due morti, la morte d'amore e la morte di dolore. La morte di dolore è quella dovuta ai peccati degli uomini. Doppia morte, attenzione, eh? Gesù stava sempre su questo binario. Il treno della vita di Gesù viaggiava su questo binario, morte d'amore e morte di dolore. La morte di dolore, che è quella che è stata tra l'altro sempre praticata, insomma, anche nella Chiesa dall'eroismo dei santi, delle vittime, di chi si è offerto, in unione con la divina vittima, ecco, per i peccati altrui, è appunto dovuta alle colpe. Punto. Ci piaccia o non ci piaccia, siamo d'accordo o non siamo d'accordo, il peccato, quindi il disordine che il peccato innesca, perché il peccato è generalmente è un godimento, se noi ci pensiamo, godimento può essere fisico, morale, spirituale, che uno si prende trasgredendo direttamente la legge di Dio. Perché il dolore è conseguenza del peccato? Perché il dolore è non un godimento, ma una sofferenza che uno volontariamente prende o accoglie o riceve per amore di Dio. È il contrario. Il peccato c'ha sempre un godimento, se noi ci pensiamo, sempre. Anche i peccati spirituali, cioè, pensiamo l'avaro, no? Cioè, l'idea di avere tanti soldi ti dà un godimento interiore perché ti dà una tranquillità, ti dà un senso di sicurezza, ti dà quella percezione che tu di qualunque cosa c'hai bisogno. Oggi ci stanno le app, basta che fai un click, fai un bonifico e te la sei comprata. Insomma, no? Ti dà quel senso, come dire, di superiorità nei confronti del prossimo, insomma, no? Di procacciarti facilmente. Facili amiche, insomma, di fare lo splendido, se uno può andare da qualche parte, insomma, offrire, di avere la possibilità, insomma, di avere tanti beni. Quindi l'avarizia è un peccato certamente spirituale, non è come la lussuria o la gola, però è mosso da un documento, da un godimento, no? Non andare a messa la domenica, per esempio. È mosso dal godimento che io oggi voglio fare quello che mi pare, ma voglio divertirmi, non voglio averci vincoli, non voglio andare a noiare a fare un rito e la domenica è mia, me la prendo a mia disposizione e faccio quello che mi pare, vado a fare sport, vado a caccia, vado a,
Come pare, vado in giro, vado, ecco, c'è chi va in bicicletta, c'è chi va a giocare a tennis, c'è chi va sui cavalli, che ne so, insomma, no? Però basta che non mi, cioè, io oggi non ci sono per nessuno. E questa è una forma di godimento, no? Ecco, attenzione però, questo non risolve tutti i problemi. Perché, come Gesù spiega nell'introduzione, nel creare ciascuna creatura, dice, la crea in complesso tutto d'amore, per cui non doveva uscire da essa altro che amore, tanto che il mio e il suo dovevano stare in continue correnti. Allora, attenzione, non soltanto non doveva uscire fuori la trasgressione di Dio e della sua amicizia, che è il peccato, non basta, ma non doveva uscire fuori nient'altro che amore. La nostra vita doveva essere come quella della Madonna. La Madonna è amore allo stato puro. Sappiamo, no, che ha detto, insomma, io sono bella perché amo, amate e sarete tutti quanti belli come me, no? Sappiamo che l'ha detto tante volte, ma la Madonna è, se non fosse una creatura, bisognerebbe chiamarla atto puro d'amore, no? Ma atto puro non si può dire della Madonna, perché atto puro è soltanto l'Altissimo, no? Come dire, lei è potenza d'amore, però costantemente attuata, ecco, diciamo così, in termini filosofici, perché dobbiamo evidentemente affermare e salvaguardare il suo essere creaturale. Quindi la Madonna non è una dea, la Madonna è una creatura, per quanto santissima. E tutto quanto questo amore non dato a Dio, dove sta? Non dato a Dio e anche non dato al prossimo, certamente, no? Dove sta? Dove lo andiamo a riprendere? Cioè, il non amore non sempre, come dire, configura il peccato in senso formale, no? Una mancanza d'amore, appunto, come ogni mancanza, è una imperfezione, ordinariamente, cioè. Se io non amo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze, quindi proprio con tutto, tutto, in cose, diciamo così, da poco, quindi non sono sempre, non faccio un peccato mortale. Certo, se faccio un peccato contro il primo comandamento, se faccio una comunione sacrilega, se faccio un atto di irriverenza, se compio un atto di idolatria o di divinazione o di stregoneria, certamente è un peccato grave contro il primo comandamento, no? Ma questo non è semplicemente non amare Dio con tutto il cuore. Ecco, quando si esce dalla perfezione dell'amore, si cade appunto nell'imperfezione. Ma questo Dio non l'avrebbe voluto da noi. La Madonna non è mai stata imperfetta nell'amore. E che vogliamo fare allora? Allora Gesù, durante tutta la sua vita terrena, si è preso ininterrottamente questa duplice morte, la morte del dolore e la morte dell'amore. Ora, sta morte dell'amore, io mi chiedo, che sarà? Come mai che Luisa la teme tanto? Saranno state per lei forse, ecco perché le temeva di più, le lontananze di Gesù. Cioè, quando Gesù la privava della sua presenza sensibile, lei si sentiva morire. Sono innumerevoli i passi degli scritti dove io ne ricordo tantissimi, insomma, dove lei proprio, cioè, mostra talmente, in maniera talmente viva, talmente efficace, talmente emotivamente coinvolta il suo stato di sofferenza, che ti sembra di dirlo pure a te. E a me, sinceramente, quando leggo quelle cose mi fa una santa, diciamo così, pena. Dico, ma sta poraccia, ma guarda come, che cosa ha dovuto passare, guarda quanto amava Gesù. Quindi io credo, perché qui io non, cosa sono queste morti d'amore? Quindi Gesù ne parla, insomma, una morte di dolore la possiamo capire. Ecco, la morte di dolore è la crocifissione. D'accordo? Per noi comuni mortali, se vogliamo in qualche modo partecipare, tanto nostro Signore un pochino, questo mettiamocelo bene in testa, un pochino di
di sorsi al calice del suo dolore, li fa bere a ogni figlio di Adamo. Questo proprio non facciamoci mai nessun tipo di illusione, non, a parte che è smentita insomma dall'esperienza di ogni essere umano, non si può stare sul pianeta Terra senza soffrire, quindi ce lo scordi proprio. L'unica cosa che possiamo decidere è come soffrire, cioè se soffrire da dannati, cioè come anticipo dell'inferno, cioè i dannati imprecano, bestemmiano Dio perché li fa soffrire, e si ribellano, sbraitano, smaniano e tanto non si possono sottrarre alle sofferenze. E anche in questa vita abbiamo, cioè se ti viene una brutta malattia tu puoi sbraitare quanto ti pare, ma quella te la tieni, ecco, cioè, sappiamo bene, ti viene il tumore, ti viene Dio non voglia la SLA, il morbo di Parkinson, l'Alzheimer, tutte queste cose qui. Puoi sbraitare quanto ti pare, ma te lo tieni, d'accordo? Quindi dinanzi a una cosa del genere lo puoi soltanto scegliere come reagire. Non puoi scegliere se... Certo, uno può dire non voglio fare nessuna penitenza volontaria, io noi digiuni non li faccio, e mortificazioni volontarie non le faccio, penitenze corporali non le faccio, sacrifici non li faccio. Questo uno lo può scegliere. E evidentemente questo ha delle conseguenze, perché il dolore volontariamente preso, anche se c'è di mezzo un pochino la nostra volontà, quindi dobbiamo stare un pochino attenti, è certamente, se ovviamente vissuto con le debite motivazioni e con la rettitudine di intenzione, altrimenti non servono a niente, è certamente meritorio. Quindi. Però su questo uno può scegliere, lo faccio o non lo faccio, ma su alcune cose che la vita ci mette davanti non c'è niente da scegliere. Possiamo soltanto decidere, ripeto, se soffrire da dannati o se soffrire da beati, cioè come anticipazione delle pene del purgatorio, o meglio, non solo anticipazione, anche come riduzione delle pene del purgatorio, d'accordo? Perché siamo nel mese di novembre, cioè uno può fare tutti quanti discorsi prosaici, poetici, scelga lo stile che vuole, qui un pochino sa da soffrire, d'accordo? Quindi sta a noi scegliere se quantomeno rassegnarci alla sofferenza, oppure poi c'è la sofferenza anche dell'aspirante santo, quindi che la sofferenza la offre con gioia, la chiede addirittura quando non c'era, appunto si offre come vittima, come ha fatto Luisa e come hanno fatto tanti nella storia della Chiesa, no? Quindi abbiamo queste tre possibilità: soffrire come dannati, soffrire come giusti con spirito di doverosa penitenza, meditata tra l'altro, oppure soffrire come eroi, come ha fatto Gesù, non come lui, ma sulle orme di quello che ha fatto. E queste sofferenze d'amore, lui si avvia un colpo, dice, a me mi sembrano più dure, dice, sento delle ripugnanze, e Gesù dice, attenzione, quelle ripugnanze erano anche le mie. Attenzione, non dipendenti dal fatto che, perché Gesù era perfettissimo, questo noi non possiamo togliere a Gesù, ecco, pensando alla nostra miseria, la sua infinita santità. Il santo è proprio santo santo, nel senso che si immola, si sacrifica, dà la vita, ecco, senza pensare a se stesso, più pene ancora, appunto, no? E quindi non era una ripugnanza dipendente dalla mia natura umana, ma era l'eco in me delle ripugnanze delle creature, primo che sentivano nel fare il bene, perché noi oggi qui fare il bene, purtroppo nella condizione di natura decaduta, come tutti dovremmo sapere, costa sacrificio, e non è che lo si fa con facilità, affatto. E sopportare le pene e accettarle, che meritiamo, lo dice anche Gesù qui, non è una cosa allegra. Cioè, se uno si ammala, cade c'è una prova, c'è un momento di difficoltà, nessuno si diverte a soffrire, sente delle ripugnanze, queste noi le sentiamo, cioè non è un peccato sentire le ripugnanze, quindi è un peccato non superarle le ripugnanze, è un peccato assecondare le
le ripugnanze e reagire ad esse, appunto, bestemmiando, ribellandosi contro la volontà di Dio, eccetera, eccetera, no? E addirittura spiega che la triplice preghiera rivolta al Padre nel Getsemani era un farsi far sue e quindi esprimere all'Altissimo il grido di tutta l'umana famiglia che echeggiava nella mia umanità. Questo è bellissimo, devo pensare a Gesù veramente come il nostro fratello maggiore, come colui che compatisce, si legge nella lettera agli Ebrei, le nostre infermità, come il nostro intercessore, come sacerdote, come colui che sta dinanzi al Padre appunto per intercedere. Parlavo a nome di tutti come se fossero cosa mia, ma mi sentivo schiacciare. Ecco, quindi Gesù spiega questa ripugnanza, questo però fa comprendere anche bene il grado di fusione di Luisa con la divina volontà. Dice, se fossero state ripugnanze tue, io mi sarei ritirato. D'accordo? Ci picchia, insomma, no? Certo, teniamo sempre presente che Luisa era beneficiaria di grazie totalmente straordinarie, veramente molto grosse, per cui chi sta in quell'orizzonte cade sotto la massima evangelica, che chi molto fu dato molto sarà chiesto. Non te le puoi permettere in quelle condizioni alcune defaianze o alcune cadute, se no Gesù se ne va, perché tu non puoi prendere i pacchetti che offre il nostro Signore, sono sempre pacchetti integrali, non si possono prendere soltanto le delizie, insomma. Adesso non è che voglio solo peccare di invidia, ma insomma Luisa si è presa i baci addirittura da parte di Gesù, insomma tante carezze, tante volte ci parlava tu per tu, a cuore, l'abbracciava, cioè di tutto è successo, cioè ci stanno tantissimi particolari che Gesù ha voluto che fossero descritti, no? Quindi grandissime grazie chiamano grandissime croci. Questo tutti i santi e dottori della Chiesa l'hanno sempre insegnato, e tante volte ho detto questo è il motivo principale, lo spiega San Giovanni della Croce, per cui le grandi grazie non dobbiamo desiderarle e chiederle, perché può stare sicuro che se ti arriva una grande grazia straordinaria, soprattutto arriverà una croce che te la ricordi finché campi, insomma. Quindi meno grazie, le croci sono meno pesanti. Questo non cioè questa proporzione Dio la rispetta sempre, altrimenti farebbe ingiustizie, Dio non fa ingiustizie. Quindi patti chiari, amicizia lunga, si dice tra noi comuni mortali, ecco. E detto questo, Gesù dice, detto questo, io voglio segnare nella tua volontà, allargata e consumata nella mia, queste mie morti d'amore. Quindi questo nuovo orizzonte, diciamo così, di immolazione, più dolorosa perché le sofferenze spirituali e le sofferenze interiori, questo lo insegnano anche questo tutti quanti i maestri di spirito, sono, a noi sembra di no, ma sono superiori. Chi l'ha vissute, cioè se uno legge San Giovanni della Croce, vedrà che nel cammino, diciamo, ascetico comune, ordinario, che porta all'unione con Dio, si deve passare per due che lui chiama notti, approfondisce questo discorso nella notte oscura, la notte dei sensi e la notte dello spirito. Sono esperienze dolorosissime, perché nella notte dei sensi il Signore deve farti soffrire, appunto nei cinque sensi, per distaccarti da tutto ciò che è sensibile. E questo già è tremendo, d'accordo? Poi c'è la notte dello spirito, cioè dove sappiamo, uno basta che legge Storia di un'anima, l'ha vissuto Santa Teresina, terribile. E arrivano cose terrificanti, arrivano gli scrupoli, arrivano la sensazione di essere dannati, arrivano...
le perdite di fede, che uno sembra che non c'ha più fede, che si sente abbandonato da Dio, che vede tutto buio, che non sente più il minimo della devozione, cioè sono delle cose allucinanti. Ecco, d'accordo. E dopo questo travaglio si vede la luce dell'unione con Dio e delle nozze mistiche, ordinariamente. Ecco, abbiamo conosciuto questa cosa, quindi questo quello che ci portiamo, ecco, cerchiamo per quanto possibile, ecco, di colmare quanto più possiamo, ecco, i nostri momenti, come dire, di assenza di amore a Gesù. Ecco, grazie anche al dono della Divina Volontà possiamo supplire, riparare e fare in modo di trasformare la nostra vita in un canto d'amore al Signore, per quanto possibile, insomma. Poi Lui sa come guidarci, ecco, sa quello che possiamo fare, quindi metterci il nostro poco, il nostro piccolo, glielo affidiamo, ecco, perché poi lo porti Lui, se vuole, a perfetto sviluppo e perfezione. Bene, Santa Vergine Maria, ti chiediamo la grazia e il dono, ecco, di poter entrare in questo mistero per quanto noi lo possiamo, ecco, del dolore e dell'amore da offrire al Signore per noi, ma anche, come proprio della Divina Volontà, unendoci a quello che è stato la sua offerta, il suo sacrificio, per tutti i nostri fratelli e sorelle che purtroppo molto hanno mancato, mancano e mancheranno, offendendo Dio e essendo completamente inerti, ecco, dinanzi all'amore sommo, tra l'altro, che a Dio sarebbe dovuto e che purtroppo da quasi tutti gli viene negato. Nella Divina Volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella Divina Volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat Ave Maria.